Santa Balera e Alluvinati del Liscio in tour per un'estate dedicata alla tradizione musicale romagnola. Dopo il successo al Festival di Sanremo, i Santa Balera avranno 17 date durante le quali celebreranno i 70 anni di Romagna Mia. Alcuni di questi appuntamenti vedranno il palco condiviso con gli Alluvinati del Liscio, la formazione nata nei giorni successivi all'alluvione di maggio, impegnata quest'estate a promuovere l'inno al Team Gresini. Le due formazioni partiranno dal 1 maggio di Samignano sul Rubicone, saranno insieme ospiti a TV 2000, ricorderanno l'alluvione, condivideranno il palco alla Sagra del Buon Gustaio di Reda e concluderanno il tour al MEI. Partiamo il 1 maggio a Samignano sul Rubicone, che è un importantissimo appuntamento perché vuole rilanciare la tradizione del concertone di Liscio il 1 maggio, e poi proseguiranno tutta l'estate toccando un po' tutte le città della Romagna. Va detto che sono arrivate anche richieste da fuori regione, da Firenze, Milano, dalle Marche, che stiamo valutando. Ci sarà una presenza televisiva TV 2000. Tra le cose sicuramente importanti sono alcuni appuntamenti insieme alle Alluvinati del Liscio, sono alcune iniziative con le orchestre big come quelle di Moreno, il Biondo e Roberta Cappelletti, ma anche l'Alba alla Notte Rosa il 7 di luglio, e il lavoro che stanno facendo per l'inno della Notte Rosa. Che estate invece sarà quella per gli Alluvinati del Liscio? Ricordiamo, una formazione nata un po' per caso nei giorni successivi all'alluvione, per portare un po' di sollievo a chi era stato colpito dalla piena del Lamone. Assolutamente sì, nata con tanta resilienza per i nostri cittadini faentini, per i nostri amici colpiti, che continua a portare il messaggio in giro per l'Emilia Romagna. Partiamo anche noi il primo di maggio dal palco di Savignano, transitando il 18 di agosto dalla festa del Buon Gustaio di Reda e terminando il percorso estivo al MEI. Un piacere partecipare, poter fare da passaggio di testimone dagli 85 anni ai 17 anni dei componenti del nostro gruppo, in cui crediamo molto per questo passaggio generazionale del Liscio. Ci sarà anche un evento con Gresini? Assolutamente sì, ne stiamo parlando tramite il MEI, tramite Giordano San Giorgi. Dai Gresini è stato il brano che è stato inciso e sta girando per tutto il mondo nei paddock. Ci auguriamo che porti quella fortuna che anche il team si aspetta e che merita per tutto il lavoro che fa, quindi forza Gresini.